Amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di questa sera ci troviamo a Bellocchi, al campo sportivo, perché si inaugura un impianto di illuminazione atteso da tanto tempo. C'è una storia da raccontare, sono stati fatti dei lavori e naturalmente ci sono i protagonisti da conoscere. Seguiteci. Come dico io, non c'è inaugurazione senza sindaco. Buonasera. Buonasera, il sindaco è sempre presente, perlomeno cerca di essere sempre presente quando ci sono delle belle notizie, delle belle azioni. Con questo nuovo rigenerato impianto si ridà un bel servizio a questa struttura sportiva che accoglie giovani, che accoglie sport, che non dimentichiamo, lo sport è sempre un bel servizio per la comunità. Un grazie alla società Tre Ponti che ha seguito i lavori, che sta gestendo molto bene questa struttura e che dà servizi e che accoglie molti giovani. Quindi è un bel momento, grazie a tutti coloro che si rendono protagonisti e viva lo sport! Con il suo presidente parliamo della società sportiva Tre Ponti, che ha all'attivo insomma una bella squadra, anzi veramente milita in tre categorie, compresa quella degli juniores, e questa sera insomma c'è aria di novità. Sì, aria, diciamo che siamo la squadra che dal primo anno facciamo FGC, perciò abbiamo la prima squadra che fa la terza categoria, poi la juniores e il calcio 8 che facciamo nella nostra Tre Ponti, perciò diciamo che abbiamo all'attivo tre belle squadre che danno delle belle soddisfazioni, anzi forse troppo alte per le mie aspettative, perché io dico che lo sport è bello quanto ai bassi livelli naturalmente, perciò già che la squadra mi vince troppo è un po' contro il mio abitué, però naturalmente sto scherzando, una bella realtà. Dei bei gruppi di giovani, questo specialmente la juniores che è partita quest'anno con 25 ragazzini perché parliamo di età tra i 16 e i 18 anni, no? E questo è importante, che fanno un'attività sportiva, io ci tengo molto specialmente ai giovani, perché in un periodo di età particolare, no? Sappiamo che quell'età bisogna stare molto attenti, chi fa dello sport è molto importante, perciò vederli qua allenarsi, come poi vedete alle mie spalle, sia la junior sia la prima squadra, e questo mi dà tanta soddisfazione. Per raccontare la storia di questa inaugurazione dobbiamo partire ovviamente dall'inizio e quindi da un bando. Sì, perché il governo ha messo a disposizione degli enti locali, dei comuni, una cifra importante, 70.000 euro, e il comune di Fano ha scelto di investirli qua. Ha scelto di investirli qua per sistemare un impianto elettrico che comunque andava rivisto, ma soprattutto per aiutare in maniera concreta le associazioni sportive, partendo appunto da questo campo sportivo, perché effettivamente il cambio di tecnologia dalla vecchia tecnologia a quella nuova LED porta un risparmio concreto per le tasche anche dell'associazione sportiva. E quindi abbiamo pensato con l'assessorato allo sport di dare una mano concreta a queste associazioni, che sono una realtà viva del nostro tessuto sociale, sportivo, e anche fanno vivere, no, tutti i giorni questi impianti così, e dunque abbiamo pensato di investirli qua e dare una mano concreta. Ci siamo riusciti anche grazie alla collaborazione dello staff tecnico, l'ingegner Baldi come direzione lavoro, il comune di Fano con tutti i suoi tecnici che hanno collaborato, il perito Teddy Zacchini, l'ingegner Fabbri, e non voglio dimenticare nessuno, ma voglio anche ringraziare l'associazione sportiva Tre Ponti, che ha avuto la pazienza di vedere la conclusione di questi lavori. Purtroppo il Covid ha allontanato tanti ragazzi dai campi da calcio, nel frattempo noi abbiamo lavorato e il lavoro, il risultato del lavoro oggi si vede molto bene con questa luce, perché abbiamo sostituito sia le luci, sia i pali, sia l'impianto, e quindi ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato,
presa la ditta esecutrice dell'appalto Bartolucci Angelo del Centro Luce, e siamo davvero contenti e siamo sicuri che questo è il primo step di tanti passi che faremo per migliorare altri campi della città di Fano e renderli più vivibili e più visibili come questo. Bartolucci, lei è l'artefice di questo lavoro, di questo impianto, lei e comunque la sua ditta, tra l'altro insomma è un personaggio noto, ecco, in città. Sì, questo è stato un lavoro importante per la mia ditta, è un lavoro che noi abbiamo iniziato con l'installazione dei fari, poi nel tempo abbiamo riscontrato che bisogna cambiare anche i pali, e di conseguenza da lì poi è iniziato un nuovo lavoro, perché abbiamo trovato mille problemi, tipo abbiamo dovuto fare nuovi basamenti, nuovi pali, perché questi fari erano più importanti e non tenevano il vecchio palo che c'era, non andava più bene. Di conseguenza ha toccato rifare tutto. Siamo stati brillanti perché nel giro di poco tempo l'abbiamo fatto e per noi è stato un buon lavoro. Avete realizzato il tutto, ha detto lei, in poco tempo, quindi quanto è stato effettivamente il tempo impiegato per portare a compimento quest'opera? Diciamo un paio di mesi, ecco, un paio di mesi per far tutto, però abbiamo incontrato bene, non ha mai piovuto, è stato un buon lavoro. E siete soddisfatti adesso di vedere questo lavoro ultimato e di vedere il campo completamente illuminato? Ma io sono molto soddisfatto, prima di tutto perché diciamo che ho la sede qui a Bellocchi, Capannone di Bellocchi, il lavoro è stato fatto a Bellocchi, perciò mi sento come una parte integrale dentro, ecco, perciò sì. Poi io col Comune di Fano sinceramente ci lavoro molto bene, prima di tutto perché sono dei bravi tecnici che lavorano bene e per ora mi trovo molto bene. Lo sport che unisce, lo sport in tutte le sue forme, e questa sera in qualche maniera siamo qui per celebrarlo. Ma assolutamente sì, restituiamo un impianto sportivo proprio alla città, è un impianto che è stato riqualificato, è una riqualificazione di carattere energetico, ma non solo, perché sappiamo bene quanto è importante appunto l'illuminazione, sia in quello che appunto è l'impatto sull'ambiente, quindi in un minor consumo dell'energia, ma nello stesso tempo che utilizza anche meno punti luce, e questo dà prestigio alla struttura che oggi naturalmente è stata messa a bando, e attraverso il bando è stata vinta da una società che ha una storia importante sul territorio, una società che ha voglia di crescere, ha voglia di esprimersi e di esprimere al meglio anche tutti quelli che sono i valori dello sport, e siamo contenti di insomma che venga gestita in questo modo, per cui bene, vogliamo continuare, questo è un bel segnale anche rispetto a un momento di pandemia dove naturalmente non ci siamo mai fermati e abbiamo attinto a risorse ministeriali proprio anche nella riqualificazione di questo impianto.